Allora, la suddivisione quindi in materie di interpretazione di questo punto in base alla tipologia di insegnamento che si vuole trattare, quindi stiamo parlando delle modalità delle didattiche, delle discipline, e a fattispecie vogliamo parlare dapprima delle discipline scientifico-matematiche. Allora, mi baso sempre sulla visione tridimensionale della docenza, dell'iniziare un modulo didattico, si vanno a ricercare informazioni, a creare informazioni e quindi poi a condividere queste risorse. Per quanto concerne le discipline matematiche, abbiamo già parlato in alcune occasioni dei bei laboratori fatti dall'Università California, quindi dal PET, che abbiamo già esaminato, ad esempio quello relativo al pendolo, e invece ce ne sono un'infinità e ben fatti. Sempre per ricercare risorse, possiamo anche accedere a esperimenti virtuali, di cui vi voglio far vedere qualcosa subito e poi fare dei commenti un po' generali. Non so se qualcuno di voi conosce il VCCSSE, Virtual Community Collaborating Space per le Scienze, l'educazione delle scienze. Questo sito è strutturato, adesso vi appare, con dei video tutorial. Quello che vedete sono dei video tutorial su come funzionano i software, che poi sono descritti sotto, vedete integrale definito per esempio, e poi sono scaricabili. Quindi quello che vi presenta la vetrina del sito sono dei video tutorial che si possono prima vedere, quindi il funzionamento delle varie risorse digitali. Dopodiché si possono scaricare offline sia la descrizione che il software vero e proprio. Aggiungiamo quindi a quelli che sono i laboratori virtuali fatti dall'Università della California, possiamo aggiungere anche questi. Che praticamente l'idea del progetto era proprio quella iniziale. È nato nel 2006 questo progetto, ho trovato dei bei materiali da poter presentare agli alunni, tutti di tipo interattivo, con le caratteristiche pedagogiche di laboratori virtuali. Poi posso consigliare ancora un altro sito, questo qua di biologia, riguardante la biologia, poi ancora itinerari scientifici. Io non mi voglio prolungare molto, vi lascio i link e poi ciascuno di voi potrà giudicare sulla efficienza, efficacia per i propri scopi didattici di questi materiali. E poi abbiamo le diverse lezioni fatte in PowerPoint. Questo è alcuni spunti, sappiamo tutti che la rete offre un'infinità di proposte, un'infinità di materiale, la biblioteca della biblioteca a portata di dito e di lavagna, si può dire, no? Quindi come rinunciare a una fonte di energie, di informazioni così vasto per la nostra didattica, le abbiamo portate di mano. E per la creazione continuo a consigliare il software Zeta Beta, che abbiamo visto un po' anche l'altra volta, che è fruibile online, e il software Fun, che invece bisogna scaricare. Tutti e due sono software gratuiti. Ancora per le discipline scientifiche, do come secondo input, come secondo consiglio, a mio avviso, poi ognuno di noi decide, come meglio crede, di lavorare con i fogli di lavoro dinamici. E qui fornisco sia risorse,
risorse dal sito di Mentrad, Daniel Mentrad. E poi c'è un bellissimo sito pure su Pitagora. Poi qua ci sono altri due link che sinceramente adesso non ricordo su cosa sono. Sono un paio di teoremi fa ben fatti, sempre con il GeoGebra. Per la creazione, ecco, questi sono software, sono risorse, già pronte da utilizzare. Se invece vogliamo creare fogli di lavoro dinamici, il programma per eccellenza rimane sempre GeoGebra. La didattica ludica, parliamo di didattica ludica. Abbiamo sperimentato in questa settimana anche con Rodolfo la possibilità, le diverse possibilità che ha il software libero Poteto per poter creare delle risorse sostanzialmente per la valutazione, ma la valutazione può essere anche un modo per apprendere, è un modo guidato se i test sono ben fatti, ben proposti, possono essere utili anche per il learning. E qui vedremo poi anche alcune caratteristiche di questo software, a mio avviso, di buona valenza. Perché tra l'altro poi consente, potete, oltre che di salvare in formato HTML, ha l'opzione anche di scormizzare i lavori prodotti, per cui poi è possibile inserirli in piattaforma Moodle e così via dicendo. Ok, io potevo mettere tante cose, ma preferisco che ne parliamo anche a voce. Quindi per le discipline scientifiche c'è molto da poter sfruttare, sia a livello di risorse già fruibili dalla rete, sia invece per la creazione di risorse. Andiamo avanti con l'altra area, l'area umanistica, in quanto quest'anno come tutto ci dovremmo interessare anche. La graduatoria, come sappiamo, è unica, quindi dobbiamo tutti quanti avere una visione un po' globale di tutte le discipline. Ho fatto già corsi riguardanti, non con l'INDIRE, ma riguardanti un po' tutte le discipline di insegnamento, tutte le aree. Però quest'anno siamo chiamati proprio a confrontarci tra tutti gli ambiti disciplinari. Anche qua possiamo sempre parlare di lavoratori virtuali dell'area umanistica. E io propongo, molto bella, una videoteca personalizzata. Ah, no, questa l'ho creata anch'io nel sito del mio istituto. È bello filtrare un po' tutti. YouTube è un'ottima fonte di video, anche didattici, no? Però messi là così alla diffusa non è che siano molto fruibili, uno deve stare in continuazione a ricercarli. Invece, generando i codici embedded opportuni dei video più significativi, io l'ho fatto per la mia scuola, mi sono creato delle videoteche per disciplina. Poi invece ho messo questi altri link. Sono dei video per italiano provenienti da diverse fonti che sinceramente dovremmo andare a riguardare perché ho fatto talmente di quelle cose e ho raccolto talmente di quelle informazioni che adesso cliccando ci andrei, però non voglio perderci troppo tempo. E quindi italiano 1 e 2, storia, diritto, sono ottimi bei video da presentare ai ragazzi. Ricordiamo che una presentazione accattivante è possibile ora con la lavagna interattiva, in quanto oltre a poterli proiettare questi video, li possiamo fermare, scriverci commenti, personalizzarli e poi diciamo la condivisione del video.
fatto sulla lavagna interattiva consente, oltre che a usare strumenti quali per catturare l'attenzione, quali la tendina, l'occhio di bue, la lente di ingrandimento e via dicendo, ma anche l'evidenziatore. È un modo di presentare il video tutto particolare, tutto peculiare della NIM. E dovrebbe assumere una valenza maggiore dal punto di vista pedagogico. Per la creazione, io vi voglio presentare questo piccolo software, Scrivi Immagine. Non so quanti di voi conoscano. Fammelo partire. È un software praticamente utilizza lo stile narrativo della lezione e secondo me si possono fare lezioni. È un software, l'ho messo qua tra le discipline umanistiche, però è di tipo trasversale. Ad esempio, facciamo un piccolo lavoretto, ve lo illustro proprio costruendo una piccola frase sul sangue. Allora, il sangue, guardate che cosa succede. Vedete? È composto globuli bianchi. Guardate che cosa succede. Se non si ferma il PC. Bianchi. Vedete? Globuli rossi, quindi lo stile narrativo. Tra l'altro scegliamo delle immagini, in questo caso scientifiche, che possano illustrare. Quindi praticamente per immagini. Si può, la comunicazione per immagini, si può optare tra l'apparizione dell'immagine dopo il sostantivo, l'aggettivo che si scrive, anche il numero scritto in immagine, oppure addirittura togliere direttamente il sostantivo e fare una specie di scrittura per immagini senza, dove il testo è ridotto a pochissime cose. Potrebbe essere un modo interessante di presentare in maniera narrativa e collaborativa anche con la lavagna, perché le cooperative learning certamente con la lavagna interattiva multimediale dovrebbe essere garantito così in maniera automatica quasi, no? Quindi capite da plasma. Semplicemente basta mettere nell'archivio delle immagini la parola che si vuole far sostituire con l'immagine. Quindi si possono trasversalmente, riusciamo a fare delle composizioni per tutte le discipline. Poi il tutto si può salvare in formato doc, se si vuole, ingrandire e fare una composizione un po' più visibile. Invece c'è la didattica per compiti, realizzabile con il Web Quest. E per quanto concerne il Web Quest, io presento, sappiamo tutti che cos'è il Web Quest, qua dovrei avere anche un link, un generatore di Web Quest. Quindi vi aiuta un po' a progettare la vostra Web Quest. Io qui ne avevo, diciamo, approcciato uno, si va avanti pagina per pagina e poi si fa stampare e si presenta il progetto ai ragazzi che tramite un apprendimento guidato e detto uno stile di insegnamento per compiti portano avanti la loro web quest.